L'importanza di chiamarsi Elsa nella sua vita. Stavo osservando che c'è una perfetta simmetria, perché per me le Else, come le diceva, sono state molto importanti, ma rivendico che anche i mari siano stati molto importanti nella vita di Elsa Fornero, perché suo marito, noto economista, si chiama Mario. È vero, Mario De Aglio, è vero. Allora, noi salutiamo l'altra Elsa e l'altro Mario, e invece con voi devo parlare dell'oggi.